Allora, siamo con il presidente Parodi del Masone a commentare questa partita dove il Masone aveva iniziato molto bene segnando subito dopo un minuto. Poi nel primo tempo ha vinto tutto a favore della Spatornese, che è riuscita a ribaltare il risultato proprio su rigore all'ultimo minuto. Nel secondo tempo forse col vento a favore ci si aspettava qualcosina di più, però è stato un buon Masone, direi, mi dica lei. Sì, buon Masone, sicuramente sotto tono rispetto al nostro standard, perlomeno di questo inizio stagione. Sì. Mi aspettavo anche un secondo tempo differente, perché il primo tempo è stato dominato dal vento. Diciamo vittoria comunque meritata, perché secondo me, nonostante il discorso appunto del vento che è stato determinante, sì, loro hanno fatto una migliore partita, comunque non c'è tanto da dire, nel senso loro abbiamo giocato un tempo per uno col vento a sfavore, loro l'hanno giocato sicuramente meglio. Ma a me comunque è sembrato che soprattutto nel secondo tempo col vento contro la Spatornese abbia fatto bene. Nel primo tempo mi è sembrato che il Masone, avendolo proprio contro in quel modo, ha fatto anche tanto. Sì, abbiamo avuto poi due occasioni grosse nel primo tempo. Una dove non siamo riusciti a tirare praticamente quasi nell'area piccola, è un'ottima parata del portiere della Spatornese. Effettivamente forse le due occasioni più grosse le abbiamo avute nel primo tempo. Sì, ho visto. E però tra l'altro sono stati bravi. Tanto contravento il primo tempo. Sì, è stato sì, ha tirato molto di più contro, forse sì, nel sì. primo, però sì, sì, diciamo loro sono stati forse più determinati a giocare su ogni pallone nel sì, complesso sì, della sì. partita, quindi non si può dire assolutamente niente sul risultato finale. Secondo me c'è poco da recriminare, ecco. Comunque in questa prima parte di campionato direi un ottimo Masone. Noi siamo molto al di sopra delle nostre aspettative, nel senso che siamo partiti per cercare di soffrire meno della scorsa stagione, dove abbiamo evitato i play-out all'ultima giornata, quindi diciamo il nostro obiettivo era cercare di non soffrire come l'anno scorso. Direi che finora siamo altamente al di sopra, poi sei lì, ti piace esserci, però diciamo il nostro obiettivo parte molto dietro rispetto sì. a dove siamo oggi. E per concludere, tra l'altro, in un girone che era un po' un'incognita, perché quest'anno vi hanno messo un po' genovesi di Ponente, tante savonesi, che non si sapeva come poteva andare. Esatto, appunto, non conoscendo il girone eravamo anche molto più spaventati comunque rispetto al nostro obiettivo finale, perché comunque non conoscevamo veramente nessuna parte l'Olimpica, il Multedo, sì, e sì. comunque è un girone stimolante dal punto di vista proprio del tifo, del dove vai a giocare, cioè trovi sì, comunque sì, certo. tifoserie straordinarie come quella, quella di stasera. È un girone, devo essere sincero, rispetto a quello dove siamo abituati noi, molto stimolante sotto questo punto di vista, molto bello, e bisogna ammettere che è divertente venire comunque in trasferta, ecco. Va bene, complimenti comunque a parte la sconfitta di stasera al cammino fatto finora al Masone. Grazie.